Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Torniamo a parlare di politica, torniamo a parlare degli effetti del voto che c'è stato a livello politico nazionale con le ripercussioni regionali. Lo facciamo anche questa settimana perché tra gli effetti, anzi forse uno dei principali effetti di questo tsunami elettorale, c'è la sconfitta netta e evidente della sinistra, una sinistra che in Parlamento si riduce in qualche modo ai minimi termini. Nella storia, penso, della Repubblica Italiana non sia stata mai così bassa una percentuale di deputati, senatori, di forze di sinistra o di centrosinistra in qualche modo, e questo è un dato storico, ma una sinistra che vive una fase politica di grande difficoltà, sia per quanto riguarda il Partito Democratico, che insomma è la forza, diciamo, di sinistra più vicina al centro, sia per quanto riguarda anche le altre forze che si sono proposte a sinistra del PD. Quindi abbiamo esponenti molto noti della sinistra di questa regione, per fare una riflessione però penso più nazionale, probabilmente anche internazionale, sulle cause di questa sconfitta della sinistra, è appunto il titolo della trasmissione. Io ringrazio e saluto Gianni Melilla, buonasera Melilla. Buonasera. Parlamentare uscente, non ricandidato nella lista di Liberi fino Uguali. Fino al 23 marzo al 23, sono ancora parlamentare. Ancora in carica fino al 23 marzo, appunto uscente, non ancora uscito, però uscirà perché insomma in qualche modo Liberi Uguali ha fatto una scelta di non ricandidarlo che insomma probabilmente gli abruzzesi non hanno digerito ed è stato un peccato, suppongo, è una delle riflessioni su cui imperniremo anche questa trasmissione, lo diciamo noi questo, poi Melilla può dire quello che vuole, però insomma è stato probabilmente uno dei tanti errori di cui discuteremo questa sera anche con Maurizio Cervo. Buonasera Maurizio. Buonasera. Segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che ha animato la lista Potere al Popolo, che però non è entrata in Parlamento, non raggiungendo la quota del 3%. In Abruzzo ci prenotiamo per le prossime elezioni. Ha avuto un risultato buono, probabilmente anche trainato dalla sua candidatura personale, che però non è riuscita a superare lo sbarramento. Per il Partito Democratico, insomma, in rappresentanza di un'anima, una storia, una tradizione di sinistra, Andrea Catena, buonasera Catena. Buonasera. Che appunto è stato vice sindaco di Chieti, ma comunque ha avuto anche dei ruoli all'interno del PDS, poi del PD, rappresenta un po' la componente che viene dalla sinistra del Partito Democratico, pur essendo, diciamo, in qualche modo un esponente renziano. Quindi sono tre punti di vista per raccontare, per commentare intanto quello che è accaduto nelle urne il 4 di marzo e poi per cercare di capire se questa sconfitta è qualcosa di rimediabile per la sinistra complessivamente intesa o se rappresenta insomma, probabilmente un segnale rispetto al quale ci vorrà molto molto tempo perché gli italiani ritrovino il feeling con la sinistra. Melilla, io dicevo appunto un Parlamento che per la prima volta non vedrà esponenti della sinistra storica presenti in grandissimo numero, però l'obiezione iniziale è proprio questa: la forza più di sinistra in questa tornata elettorale è, lo dicono i flussi elettorali, il Movimento 5 Stelle, quindi ha vinto sostanzialmente il primo partito, un partito che ha una forte componente di sinistra, secondo gli esperti. Ma sicuramente il Movimento 5 Stelle ha intercettato quella sofferenza sociale, quel disagio che normalmente viene espresso da un partito di sinistra, da partiti di sinistra. Però ecco, la politica del Movimento 5 Stelle non è assolutamente una politica di sinistra. Certo, ci sono alcuni elementi su cui si può convergere, come ad esempio le questioni ambientali, le battaglie ambientali, ma sicuramente a livello di politica economica, di politica del lavoro, di concezione anche della partecipazione dei lavoratori alla vita del paese tramite i sindacati, tramite dei corpi intermedi, la visione della democrazia. Il Movimento 5 Stelle non è assolutamente un partito che abbia a che fare con una cultura di sinistra. Del resto, i valori fondamentali della sinistra, quelli dell'uguaglianza sociale, della giustizia
sociale possono essere coniugati in vario modo. Non dimentichiamoci che il Partito Nazionale Fascista aveva una politica sociale che per alcuni versi ha anticipato anche alcune conquiste che poi sono state fatte compiutamente poi con l'avvento della democrazia. Basti pensare alla previdenza, basti pensare alla piena occupazione, al modo in cui si cercava di suscitare sempre un consenso popolare, una partecipazione popolare. Naturalmente era un aspetto della politica del fascismo che non poteva assolutamente essere coniugato a sinistra, perché il fascismo è stato un sistema squadristico, violento, antidemocratico, di classe, che era imperniato sulla primazia degli industriali, degli agrari, sicuramente non sugli interessi dei lavoratori, dei contadini. Io non voglio fare paragoni azzardati, però penso che per una personalità come io penso di essere, della sinistra di Pescara, abruzzese, quindi senza dare dei connotati che vanno al di là della modestia della mia persona, però che io penso di non avere niente a che fare, diciamo, con la cultura politica del Movimento 5 Stelle, e meno che mai con quella che esprime Salvini, che pure al nord non esprime solo una politica di destra, come invece è magari nelle regioni del Mezzogiorno. Nel nord la Lega è un grande partito popolare, magari se andassimo a vedere la composizione sociale del voto della Lega in Lombardia, nel Veneto, vedremmo che la maggioranza, la stragrande maggioranza degli operai dell'Italia del nord, che un tempo votava per il Partito Comunista e poi per i partiti che sono derivati dal Partito Comunista, dal PDS, alla Rifondazione Comunista, oggi votano per la Lega. Quindi, ma da anni probabilmente votano per la Lega. Che gli operai votassero Lega era già nel 92. Sì, 93. Però non in questa proporzione, non in questa dimensione. E del resto il fatto che il Movimento 5 Stelle sfonda elettoralmente, ma a livello di, diciamo, proprio di massa, con percentuali in alcune regioni superiore al 50%, tant'è che non hanno avuto i candidati da eleggere, perché con questa legge elettorale assurda, addirittura in Sicilia il Movimento 5 Stelle avrebbe avuto diritto ad altri due eletti, e non è, purtroppo non sono scattati perché erano finite le liste dei candidati, quindi una sconfitta storica. Noi non possiamo girare la testa da nessuna parte, dobbiamo affrontare per le corna il problema e capire a questo punto quali sono stati i limiti, gli errori gravissimi che sono stati fatti in questi ultimi anni, perché chi dipingeva, come purtroppo Matteo Renzi, la situazione in modo così roseo, felice, è stato smentito dai fatti. Si tratta della più disastrosa sconfitta elettorale, molto superiore a quelle del 48, perché il giorno dopo la sconfitta del 48 il Partito Comunista e il Partito Socialista erano presenti con migliaia e migliaia di sezioni nei posti di lavoro, nei territori, sono ripartiti alla grande, e nel 53 vinsero poi le elezioni. Ma anche la sconfitta del 94, quello con Berlusconi. Adesso c'è un problema anche di risemina in qualche modo, e ne parleremo nel corso di questa trasmissione. Maurizio Acerbo, due considerazioni. La prima, se si è verificata una rottura sentimentale, quella di cui si è parlato appunto tra il Partito Democratico e la sinistra, ciò però non ha portato vantaggio alle forze che erano a sinistra del PD in questa tornata elettorale, perché insomma la scissione non ha avuto l'effetto di riassorbire gli scontenti, gli elettori di sinistra del PD, ma gli elettori di sinistra del PD hanno votato tutti per il Movimento 5 Stelle. Di qui la seconda riflessione rispetto a quello che diceva Melilla. Se è vero che il Movimento 5 Stelle non è un movimento di sinistra, significa che non ci sono più gli elettori di sinistra? Ma io non direi questo. Io direi innanzitutto che non, se si intende per sinistra qualcosa che ha a che fare con quella che è stata la sinistra lungo un secolo, il Partito Democratico non ha nulla a che fare con la sinistra. C'era una confusione per cui un po' troppa gente lo votava pensando che fosse un partito di sinistra, ma
Penso che si tratti solo di un problema cognitivo. Io ritengo positivo che milioni di persone abbiano deciso, 18 milioni di persone hanno abbandonato i partiti mainstream, cioè quelli che hanno gestito il governo negli ultimi 20 anni. Sono andati verso Salvini e verso il Movimento 5 Stelle? Questo è negativo, soprattutto il voto a Salvini, ma che abbiano abbandonato partiti come Forza Italia, come il Partito Democratico, altre formazioni centriste, da persone di sinistra lo giudico molto molto positivo. Sarebbe stato davvero terribile se dopo le politiche condotte in questi anni e dopo gli annunci che Renzi e Berlusconi si sarebbero messi insieme per una nuova stagione di governo, per quella che Gentiloni già annunciava una seconda ondata di riforme, se la gente li avesse votati. Poi viene il problema della sinistra, che non ha nulla a che fare col Partito Democratico. Il Partito Democratico e i suoi satelliti hanno distrutto la sinistra in Italia. Sono rimaste delle piccole minoranze, come quella che io rappresenta, per la pressoché oscurate dai mass media e invisibile alla massa della popolazione, non in grado di invertire la tendenza. Ma per il resto la gente, a mio parere, giustamente bocciato le classi dirigenti responsabili di un progressivo impoverimento della nostra società. E bada bene, noi eravamo invisibili, per cui noi, se avessimo fatto il 3% sarebbe stato oggettivamente un miracolo. Liberi Uguali non era invisibile, però Liberi Uguali, ed è questo anche quello che ha portato, la decisione che ha portato alla nostra separazione, candidava e aveva una leadership costituita da coloro che portano su di sé innegabilmente la responsabilità delle politiche che hanno anticipato Renzi. E alla fine, cioè, la gente è arrabbiata per la legge Fornero. La legge Fornero è stata votata dal centrodestra e dal PD di Bersani. D'Alema e D'Alema, insomma, quello di scordatevi il posto fisso, delle privatizzazioni, l'autostrada abruzzese, la Pescara Roma è stata privatizzata quando era presidente del Consiglio D'Alema, insomma, rappresentano quella stagione. Ora, un elettore, un'elettrice che si è rotta le scatole, che sta arrabbiata, che vive le conseguenze dei tagli della sanità, che è ostaggio sul posto di lavoro perché non sa più quando può andare in pensione con le riforme, che c'è il figlio a 40 anni che deve fare 4 lavoretti per mettere, cioè che non se ne può manco andare di casa perché con le riforme fatte, non solo il Jobs Act, perché il percorso è molto più lungo. Insomma, la gente alla fine con chi se la doveva prendere? A mio parere è accaduta una cosa molto elementare. L'elettorato più di centrodestra si è rivolto a Salvini e quello, diciamo, che a Salvini non ci arrivava era un po' troppo, è andato verso il Movimento 5 Stelle. E questa cosa, per me che sono in sinistra, ovviamente avrei preferito che, come in Spagna con Unidos Podemos, come in Francia con Francis Zumis di Mélenchon, come in Germania con la Linke, come in Grecia con Syriza, fosse una nuova sinistra radicale a raccogliere questo dissenso. In Italia non abbiamo avuto le forze per farlo, anche perché il partito che insieme a noi avrebbe dovuto farlo, Sinistra Italiana, così come 5 anni fa, dopo il governo Monti, si alleò col PD, senza chiedere al PD quello che è stato chiesto a Renzi oggi. Oggi, per allearsi loro, per allearsi col PD, hanno chiesto di abolire le riforme fatte da Renzi. 5 anni fa neanche questo chiesero, non chiesero di abolire la riforma. Ha preferito mettersi con D'Alema e Bersani. Noi avevamo organizzato un movimento, si chiamava il Brancaccio, che diceva: rimettiamo insieme la sinistra, però facciamola con un grande rinnovamento. Non si è voluto fare e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi sapevamo che la strada è in salita, però davvero, io quando ho visto i risultati, nonostante siano negativi per noi, oggettivamente negativi, io l'ho messo in conto, perché se posso dire, come avevo messo in conto che schierandomi contro la candidatura di D'Alfonso in Abruzzo, 3 anni fa, quando era, al 90% non sarei entrato in regione, mentre ci sarei entrato senza fare campagna elettorale se mi accodavo all'alleanza con D'Alfonso. Ma dico io,
ma i Renzi, i D'Alfonso, i Camillo D'Alessandro e tutta sta gente e tutte le politiche fatte in questi anni, cosa c'entrano con la sinistra? Sia con quella riformista, sia con quella più radicale. La sinistra è un'altra cosa e quindi quel quadro lì dietro rappresenta un popolo che va rimesso insieme. Ma va rimesso insieme, va ricostruito in forme moderne, adeguate a questi tempi, che non hanno nulla a che fare con quelli che hanno perso le ultime elezioni. Allora, e io su questo voglio essere intransigente davvero. Ma vi rendete conto che cioè, l'Italia è il paese che ha avuto più privatizzazioni d'Europa? L'Italia è l'unico paese europeo, insieme alla Grecia, che non ha un reddito per i poveri e i disoccupati. L'Italia è il paese che ha avuto i maggiori tagli sulla sanità tra i paesi europei, è il paese che ha il minor numero di laureati in Italia ed è un paese in cui ogni anno, credo che lo abbia denunciato Gianni anche di recente, non ha fatto un comunicato, io lo faccio quasi ogni anno, quest'anno ho visto che mi ha anticipato, quindi è riuscito a... Noi ogni anno non paghiamo, l'Italia, metà degli studenti capaci e meritevoli, di famiglie a basso reddito, che hanno diritto alla borsa di studio perché sono bravissimi negli studi, il 50%, la Repubblica Italiana gli dice così. Allora, poi, pur avendone diritto. Pur avendone diritto, allora ci domandiamo se la gente abbandona la sinistra. No, sono questi qui che hanno distrutto la sinistra e hanno lasciato la gente, i loro elettori, allo sbando. Io credo che ci voglia molta umiltà, davvero tanta, per riaggregare le persone che sono... Poi andiamo sul da farsi, ne parliamo dopo, ma sull'analisi di ciò che avvenuto, ecco, volevo capire qual è l'analisi di catena, insomma, se, rispetto a questo, soprattutto a questo flusso che si è generato tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. È vero che è stato inevitabile come meno peggio per chi non ne poteva, come dice Acerbo, oppure è un fenomeno che ha comunque, insomma, risvolti un po' più preoccupanti e inquietanti, come dice Melilla. Insomma, gli elettori di sinistra riescono ancora ad avere un potenziale, magari futuro interesse per le politiche del Partito Democratico? Ma io credo che noi dobbiamo partire ovviamente dal riconoscimento di un risultato che è stato non semplicemente una sconfitta, ma è stato un terremoto che è avvenuto politico ed elettorale che è avvenuto nel nostro paese. Noi abbiamo per la prima volta nella storia repubblicana le forze, diciamo, populiste cosiddette, le forze euroscettiche, antieuropee, che raccolgono oltre il 50% dei consensi, che sia Lega che Movimento 5 Stelle sono forze che, anche se con alcune ambiguità, hanno portato avanti posizioni euroscettiche, antieuropee. Abbiamo la destra radicale, se sommiamo la Lega, che ha posizioni ormai apertamente xenofobe e che ha avuto dai fatti di Macerata una spinta incredibile, purtroppo, a suo favore. I Fratelli d'Italia, Casa Pound, le varie formazioni di estrema destra, la destra radicale in questo paese ormai raggiunge un quarto dei consensi. Sostanzialmente abbiamo avuto un tracollo di tutte le forze che sono di orientamento democratico, riformista, e che in qualche modo si richiamano a quelle che sono le tradizioni storiche della democrazia italiana, perché anche Forza Italia, con tutta la sua originalità, però nella sua fondazione, sempre dall'atto della sua fondazione, si è sempre richiamata in qualche modo alla tradizione democristiana, alla tradizione socialista. Quindi diciamo che le forze che in qualche modo si richiamano alla tradizione democratica italiana sono diventate ormai minoranza in questo paese. Quindi siamo di fronte a un fatto epocale che è peraltro in scia di risultati analoghi che sono avvenuti negli altri paesi europei. La Germania, che pure non ha avuto i risultati drammatici che abbiamo avuto in Italia, però anche lì abbiamo avuto un forte arretramento sia della CDU sia della socialdemocrazia e un'avanzata della destra nazionalista su percentuali assolutamente impensabili. Quindi siamo di fronte a un fatto che secondo me noi non possiamo limitarci a giustificare, a spiegare con gli errori degli ultimi 5 anni compiuti da Matteo Renzi o dal PD. Sicuramente ci sono riflessioni da fare, io chiaramente difendo molte delle politiche, su questo è chiaro che il mio punto di vista
è molto lontano da quello che dice Maurizio Acerbo, ma io non credo che adesso noi siamo qui per fare campagna elettorale, siamo qui per fare una riflessione. Io penso in prospettiva che dobbiamo fare tutti, anche sia noi che, come dire, rappresentiamo la sinistra riformista, sia chi rappresenta una sinistra più radicale, perché certamente non si può attribuire al PD la responsabilità se anche un certo dissenso a sinistra in questo paese non è andato alla sinistra più radicale, come è avvenuta in Francia, come è avvenuto in Spagna, ma è andato verso altre formazioni di ispirazione populista. Ognuno deve cercare di capire le ragioni della sconfitta a partire dai propri errori. Noi sicuramente ne abbiamo fatti, accanto anche a cose positive, ma ripeto, siamo di fronte ad un fatto talmente epocale che io credo che le ragioni siano più profonde. Il Movimento 5 Stelle sicuramente è un movimento che raccoglie anche un elettorato, ha raccolto una parte importante di elettorato di sinistra, lo ha fatto perché sicuramente c'è un disagio, una sofferenza in questo paese, che la ripartenza dell'economia, che pure c'è stata in questi anni, perché comunque i dati macroeconomici ci dicono che il paese è ripartito, ma i dati macroeconomici non producono automaticamente più benessere, non producono automaticamente più lavoro, non producono lavoro, producono spesso lavoro che non è un lavoro adeguatamente retribuito, che abbiamo anche un fenomeno di impoverimento di chi lavora, del reddito di chi lavora. Noi abbiamo cercato in qualche modo di porre rimedio. I famosi 80 euro che molti hanno denigrato erano un tentativo di in qualche modo dare un sostegno ai redditi da lavoro, ma non è stato sufficiente. Ecco, io credo che noi dobbiamo fare un'analisi profonda di quello che è accaduto e del fatto che probabilmente le categorie di sinistra, di destra, vanno ripensate, perché sono saltate le categorie del Novecento, è saltata l'idea stessa di Stato. Quello che noi siamo di fronte è una crisi della stessa idea di democrazia. Io temo che noi stiamo entrando in un'era post-democratica, perché ormai il numero di paesi che hanno sistemi democratici diminuiscono dopo una fase che diciamo il crollo del muro di Berlino ha visto aumentare il numero dei paesi democratici in Europa e nel mondo. Noi assistiamo adesso a una fase in cui il numero di paesi che hanno sistemi democratici diminuiscono. Abbiamo torsioni autoritarie in paesi che fanno parte dell'Unione Europea, quindi siamo in una fase quasi di crisi diciamo mortale della democrazia, rispetto alla quale io penso che noi dobbiamo rimetterci tutti in discussione e pensare come affrontarla, sapendo, per quanto ci riguarda, che con quel disagio che è andato verso il Movimento 5 Stelle dovremo fare i conti. Grazie Catena, ora ci fermiamo per la prima interruzione pubblicitaria, poi torneremo in studio per parlare anche insomma, sulle prospettive, sugli scenari che si aprono per ciò che resta di una sinistra uscita sconfitta, sia nella componente riformista che in quella antagonista dalle elezioni politiche. A tra poco. Bene, siamo tornati in studio, parliamo delle ragioni della sconfitta della sinistra, ma anche insomma, su le possibilità che ha una sinistra di ricostruirsi in un paese e in uno scenario in assoluta trasformazione, in quel contesto internazionale. Melilla, a cui faceva riferimento Catena, vale a dire, c'è oggi un insieme di valori per i quali insomma, c'è ancora a suo avviso una discriminante tra la sinistra e la destra? Su quali valori, su quali messaggi, su quali input può essere ancora in qualche modo importante posizionarsi, a prescindere magari anche dalla matrice riformista o antagonista, nei confronti di un potenziale elettorato di sinistra che magari è così, è come una brace che arde ancora in attesa di essere riaccesa. La bussola, secondo me, da cui ripartire è la lotta alle disuguaglianze e quindi avere una visione molto sociale della ricostruzione politica della sinistra e quindi fare i conti con i processi di impoverimento del lavoro, perché noi parliamo spesso dei disoccupati e facciamo bene a parlarne, però noi non dobbiamo ignorare che anche chi lavora, e non con contratti a tempo parziale, con contratti a tempo indeterminato, prende stipendi di fame.
In Italia c'è una grande questione salariale, enorme, perché non si riesce a vivere con 1.200-1.300 euro al mese. Figuriamoci chi non ce l'ha neanche queste cifre. Il 70% dei pensionati italiani prende pensioni che sono inferiori ai 1.000 euro. Siamo in una media di 800 euro, ci sono artigiani, commercianti, che hanno lavorato una vita e percepiscono pensioni di questo tipo. Ci sono persone che sono costrette a continuare a lavorare pur avendo 70 anni perché non riescono ad andare avanti. Nel frattempo, in questa crisi che dal 2008, diciamo, attanaglia il nostro paese, non tutti si sono impoveriti. Ci sono tante persone le quali si sono arricchite, enormemente arricchite, è cresciuta la disuguaglianza sociale nella distribuzione della ricchezza e i governi europei, a partire da quello italiano, con la politica dell'austerità hanno assecondato questo processo gigantesco di redistribuzione della ricchezza a svantaggio dei lavoratori e delle persone che non avevano neanche un lavoro in questi anni, che lo vanno cercando, perché quando abbiamo regioni come la Sicilia, la Calabria, in cui c'è una disoccupazione giovanile del 50%, è chiaro che ci dobbiamo porre un grande problema. Quindi lotta alle disuguaglianze, una visione dello Stato che, e non dico che è la visione dello Stato leviatano, ma lì vicino, cioè lo Stato deve avere una forza gigantesca, titanica, in una politica volta a investire, a creare lavoro. Io non dico che bisogna, come diceva Keynes, fare una buca, poi chiamare i lavoratori per colmare la buca e dargli uno stipendio, non dico questo, ma ci sono tantissimi lavori utili socialmente, di manutenzione del territorio, di prevenzione del rischio sismico, di pulizia dei fiumi, dei laghi, delle nostre coste, lavori di cura delle persone, perché noi dobbiamo ringraziare alcuni milioni di persone che vengono da fuori e che si curano e badano, diciamo, ai nostri anziani, ai nostri disabili. Ci sono le possibilità per creare attraverso milioni di nuovi posti di lavoro una redistribuzione della ricchezza. Questo lo si può fare se si va contro le politiche dell'austerità, se si ha una visione dell'Europa non matrigna, in base alla quale si chiude una fabbrica qui, la Honeywell, per riaprirla a Breslov in Slovacchia, a pochi chilometri da Bratislava, con i fondi europei. Cioè noi Italia diamo 12 miliardi, mi sembra, di euro all'Unione Europea, che distribuisce a favore dei paesi poveri, soprattutto dell'Europa orientale, perché il crollo del comunismo ha significato per noi italiani finanziare quei paesi, questo deve essere chiaro. La Germania ha fatto l'unificazione con la DDR, l'ha fatto con la Germania orientale, l'ha fatto con i soldi dell'Europa. E quei paesi, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e adesso la Romania, l'Ungheria, sono state paesi in cui si sono delocalizzate decine e decine di migliaia di imprese. C'è stata una spogliazione enorme dell'economia italiana. Ecco, noi dobbiamo avere la capacità di alzare la voce e di concepire l'unità europea senza una limitazione della capacità di difendere, di proteggere i nostri lavoratori. Quindi ecco, una sinistra che riscopra un suo radicamento sociale, che dica che investire nella sanità non è disperdere risorse economiche. Noi ci abbiamo, lo diceva Maurizio Acerbo, un intervento che condivido, la sanità in Italia sta sotto la media europea e sappiamo tutti come la sanità sia uno strumento fondamentale di sviluppo economico, perché la ricerca, l'industria,
hanno a che fare molto con l'organizzazione dello Stato sociale e creano milioni di posti di lavoro. Non investire nella sanità, nell'ammodernamento dei nostri ospedali, nelle apparecchiature tecnologiche, nel superamento del turnover, perché c'è un blocco del turnover nella sanità, non si assume più, non ci sono infermieri, medici. Noi abbiamo ormai una carenza di organico nella sanità che sarà pagata ferocemente nei prossimi anni dai nostri anziani, dai nostri malati, perché poi soprattutto una società che invecchia ha più bisogno di uno Stato sociale che funzioni dal punto di vista sanitario e assistenziale. Quindi la sinistra deve ripartire dall'ABC, da quello che ci hanno insegnato Marx, Gramsci, Togliatti, Berlinguer, che non sono cose assolutamente superate. Ecco, noi dobbiamo avere l'umiltà di ripartire da quegli insegnamenti, naturalmente ammodernati, aggiornati. Per esempio, pensa a tutta questa frontiera del mutualismo, perché la sinistra in Italia è nata facendo le cooperative, cioè dando il lavoro alle persone, facendo le società di mutuo soccorso, perché non c'erano le pensioni, quindi si aiutavano tra di loro in uno schema di solidarietà. Ecco, noi dobbiamo inventarci anche delle forme per tornare nei quartieri periferici, perché la periferia sociale, urbana, territoriale è il terreno fondamentale per riqualificare la sinistra. E io concludo, non è che sono pessimista, perché quattro anni fa Renzi aveva il 40%, ora dal 40% sta al 19%. Berlinguer nel 76 prese 12 milioni e 600 mila voti, il Movimento 5 Stelle ne ha presi poco più di 10 milioni di voti, e a Berlinguer Palazzo Chigi non gliel'hanno fatto vedere neanche con gli occhiali di 10 gradi, cioè pur avendo preso 12 milioni e 600 mila voti, e tre anni dopo ne ha perse 13 milioni di voti. Quindi c'è una mobilità elettorale e politica da sempre, quindi io non mi meraviglio se noi possiamo, facendo le cose per bene, cioè le cose di sinistra, perché se vogliamo essere di sinistra dobbiamo avere una politica di sinistra, se no confondiamo le acque, diciamo. Ma rispetto appunto a questo tema cruciale per la sinistra, che è il lavoro, che è il welfare, in realtà però Acerbo hanno trionfato in campagna elettorale due misure, le due principali, che sono invece in qualche modo universalistiche ma non strettamente legate al tema del lavoro. Mi riferisco al reddito di cittadinanza, che è diverso dal reddito di inclusione, che non è legato in qualche modo alla condizione lavorativa, ma appunto è una cosa un po' diversa, e anche la flat tax, che non ha insomma, l'impatto di un cuneo fiscale sul lavoro, che potrebbe essere una misura più legata insomma alla storica tradizione economica della sinistra. Quindi vuol dire che probabilmente anche il tema della centralità del lavoro ha perso appeal con l'elettorato di sinistra. Ma no, prima di tutto la flat tax è una proposta iperliberista, è un'estremizzazione della politica che è stata condivisa da tutti e due i poli, ma che è condivisa dalle classi dirigenti in Europa e negli Stati Uniti da anni, che è una politica della riduzione della pressione fiscale sui settori più ricchi della popolazione, sul grande capitale e sul capitale finanziario, che ovviamente, così come una volta sulla spinta delle lotte popolari si faceva gara a proporre cose di sinistra, adesso si fa la gara a proporre cose di destra. Però io le chiedo appunto perché le votano anche gli elettori di sinistra. Beh, oddio, tanti elettori di sinistra che abbiano votato Salvini non ne conosco, ne conosco alcuni che a causa della propaganda contro gli immigrati, ma qui ci sarebbe molto da discutere su perché fanno presa argomentazioni di destra anche tra le persone di sinistra o democratiche, perché l'Italia non è un paese in cui possiamo far diventare tutti fascisti per forza, non è così, e che in assenza di un punto di vista sui problemi della società di sinistra, e se posso introdurre un termine, di classe,
cioè un punto di vista delle classi popolari, delle classi lavoratrici, che cosa accade? Che a fronte a dei problemi arrivano delle risposte di destra che si affermano. La gente vede peggiorare le proprie condizioni di vita, le proprie aspettative, persino il manto stradale delle strade che in Italia oramai sembrano tutte quelle di Beirut durante la guerra civile, non quelle di adesso. Vede che non siamo neanche in grado di togliere la neve dalle strade, se fa un po' di neve in più, eccetera, succedono le tragedie, se peggiora tutto e la televisione parla di invasione di immigrati da mattina alla sera, si convinceranno anche cittadini che avevano una storia familiare progressista o cattolica o solidaristica che contro gli immigrati, che sono il principale problema del paese, come hanno ripetuto la politica e i mass media per anni, da anni e anni a questa parte, se avessero dedicato il 10% del tempo, ma non un millesimo del tempo che hanno dedicato all'immigrazione, al fatto che Marchion e gli eredi della famiglia Agnelli, cioè l'industria più assistita dallo Stato della storia dell'Italia Unita, dall'Unità d'Italia in poi, che un giorno hanno deciso di spostare la sede legale della Fiat dall'Italia, cambiando nome all'estero per pagare meno tasse, se fosse accaduto negli anni 70 ci sarebbe stato come minimo uno sciopero generale e la Democrazia Cristiana, non il Partito Comunista, avrebbe minacciato la famiglia Agnelli di nazionalizzare la Fiat. Se invece di parlare di queste cose serie, di parlare del fatto dei problemi veri del paese, si parla solo di immigrazione, c'è uno spostamento a destra di questo tipo. Poi che cosa è accaduto? Il reddito di cittadinanza non è vero che è una cosa di destra, è una cosa di sinistra. Chi parla, il sottoscritto, è stato il primo a proporre nel congresso di un partito allora presente in Parlamento, Rifondazione Comunista, di introdurre nella piattaforma di Rifondazione Comunista il reddito minimo garantito, che c'è in tutta Europa. La versione del Movimento 5 Stelle e la versione di Blair e di Schroeder, cioè quella riformata negativamente che noi non condividiamo, ma comunque è un progresso rispetto all'attuale situazione in cui i poveri cristi debbono vagare per i comuni e rivolgersi a qualche politicante di centrodestra o centrosinistra per una raccomandazione. Non è assolutamente di destra prevedere, come hanno previsto tutti i paesi europei, sull'onda delle grandi lotte degli anni del dopoguerra, cominciarono gli inglesi con il Labour Party e poi tutti gli altri, prevedere che nei periodi di disoccupazione che nessun cittadino debba trovarsi in una situazione di povertà, e questo serve anche per evitare che la gente accetti di fare lavoretti sottopagati. Ora, il fatto che addirittura non solo la pseudo-sinistra italiana, che io non ritengo appunto essere una sinistra e di cui gioisco, della cui sconfitta gioisco, si sia schierata contro questa misura, mentre l'avrebbe dovuta attuare in una forma tra l'altro diversa da quella proposta dal Movimento 5 Stelle, dire che la gente non va a lavorare perché c'è un reddito minimo garantito è una fesseria, perché sono decenni che c'è in Germania, eppure mi pare che i tedeschi a lavorare ci vanno e hanno la più alta produttività europea. Ora, quello di cui non si discute invece è il complesso delle politiche economiche. Io anche quando sento la questione dell'Europa, la scelta da parte del Partito Democratico prima e dopo, ma anche prima del PDS e DS, di essere i sostenitori di una costruzione europea come quella che viene da Maastricht, e io sono orgoglioso di appartenere all'unico partito che voto contro con motivazioni di sinistra, non per anti-europeismo. È ovvio che è un valore che i paesi europei siano uniti al posto di farsi la guerra, abbiamo avuto due guerre mondiali, i nostri genitori le hanno sofferte, i nostri nonni, e quindi è ovvio che è meglio l'Europa unita, ma l'Europa unita dovrebbe realizzare gli obiettivi delle nostre costituzioni del dopoguerra, cioè degli obiettivi sociali, non servire con trattati che servono a smontare le conquiste sociali. Faccio l'esempio della disoccupazione. Per la nostra Costituzione, articolo 4, è compito della Repubblica garantire alle cittadine e ai cittadini il diritto al lavoro, giusto? Quindi teoricamente, per la nostra Costituzione, non teoricamente, di fatto, dovrebbe essere obiettivo di ogni governo e delle politiche economiche garantire la piena occupazione. E in caso la Repubblica, lo Stato, non è in grado di garantire la piena occupazione, dare delle forme di sostegno al reddito, perché ogni essere umano ha il diritto di campare.
dovrebbe avere un tetto, qualcosa da mangiare, la possibilità di cucinarsi o di avere l'elettricità, giusto? Noi abbiamo a livello europeo, la Commissione europea fissa gli indici di disoccupazione ottimale per i paesi europei, non ne parla mai nessuno. Si chiama NAVRU la sigla, la trovate, andate con Google, la trovate. Sapete quant'è l'indice di disoccupazione ottimale per l'Italia fissato dalla Commissione europea col consenso dei nostri governi che non hanno mai protestato? È superiore al 10%. È il contrario di quello che dice la Costituzione. Perché? Perché l'obiettivo è di avere un'alta disoccupazione che consente di tenere bassi i salari. Cioè, se fosse ancora vivo la buonanima di Federico Caffè, che era una persona di sinistra ma riformista, un socialista riformista, non è che era un bolscevico, eppure Federico Caffè inorriderebbe. Invece questa è stata l'impostazione, idem per quanto riguarda i capitali. Prima veniva citata la vicenda Honeywell. L'allargamento dell'Unione Europea all'est è stato fatto per consentire al capitale europeo di poter andare a sfruttare un'enorme riserva di manodopera qualificata e ad alto tasso di scolarizzazione, pagandola di meno. Ora, io ricordo che noi da anni, noi come Mélenchon, ma sono davvero anni che se ne parla, se tu unisci dei territori così diversi, avresti dovuto prevedere un salario minimo europeo, cosa che non è stata fatta. Così come, per esempio, prevedere una disciplina folle che io ritengo incostituzionale come gran parte dei trattati europei, come quella contro gli aiuti di Stato, che è far diventare dogma il neoliberismo. Compito dello Stato è fare politiche per realizzare gli obiettivi della Costituzione. Io sono contro lo spreco del denaro pubblico, contro la corruzione, contro il clientelismo, ma lo Stato deve avere degli obiettivi e la Repubblica deve avere degli obiettivi di benessere collettivo, non di far arricchire chi porta i soldi alle isole Cayman, certo, o nei paradisi, allora, fiscali. Faccio un altro esempio, no, perché no, altrimenti, scusami, ma non ci capiamo e parliamo di destra e sinistra. Ci credo che la gente se la prende con gli immigrati. Il Partito Democratico, insieme a Berlusconi, poi io non ho capito davvero come si possa dire che Berlusconi è meglio del Movimento 5 Stelle. Io non sono un fan del Movimento 5 Stelle, ma non mi risulta che il Movimento 5 Stelle abbia avuto esponenti della mafia dentro la dirigenza del proprio partito, come ha fatto Forza Italia, che non ritengo erede né del socialismo e manco della Democrazia Cristiana, che erano grandi movimenti popolari. Ma io faccio notare una cosa, che in Europa il nostro governo con Gentiloni ha accettato che si possano sforare i parametri di Maastricht per le spese militari, mentre non si è battuto per sforarli per garantire la piena occupazione, per garantire l'accesso all'università per i giovani, per garantire la messa in sicurezza delle nostre scuole. Ma è ovvio che la gente dice che non c'è più la sinistra. Se fai cose di destra, alla fine la gente si rassegnerà all'idea che la sinistra non esiste. Facciamo una cosa capital liberistica, mandiamo la pubblicità adesso, così poi abbiamo più tempo per riprendere con Catena, che altrimenti avremmo dovuto interrompere. Vi prego di fare interventi più brevi, anche perché poi andiamo a concludere la nostra trasmissione, tra poco. Allora, siamo tornati in studio, Andrea Catena, ecco, abbiamo parlato molto, come è giusto che sia, perché siamo ancora un po' sull'onda del risultato dell'interpretazione dello stesso e della sconfitta che riguarda la sinistra, sia quella alternativa sia quella riformista, ma io adesso vi chiedo cosa c'è da fare domani per ricostruire, presa atto della sconfitta, anche delle sue ragioni, appunto per ridisegnare ad esempio proprio all'interno del Partito Democratico un futuro per questi valori, per queste politiche di una sinistra riformista. Due o tre cose, insomma. Ma c'è da... Io credo che il Partito Democratico starà all'opposizione nei prossimi anni, perché questo è l'esito e la volontà degli elettori. Quindi c'è da fare un lavoro di opposizione nella società e nel paese, sapendo che abbiamo di fronte a noi una lunga traversata. Non ci sono, secondo me, scorciatoie. Io non credo che la soluzione
sia inseguire i populismi, diventare a nostra volta populisti. Anzi, io credo che un eccesso di cedimento culturale ai populismi e all'antipolitica in questi anni ci abbia alla lunga indebolito. Quindi c'è da mettere in campo una proposta, anche, io dico, una proposta di radicalità. Io alcune delle cose che prima dicevano Gianni, che diceva Maurizio, le condivido anche, cioè sul fatto che noi dobbiamo mettere in campo una politica che si faccia carico del fallimento delle politiche tradizionali economiche e quindi del fatto che c'è una crescente disuguaglianza nella società. Credo tuttavia che questo si faccia con strumenti nuovi e non tornando alle antiche certezze. Ad esempio, non credo che oggi l'Italia si possa permettere quel tipo di politiche che ad esempio propongono i 5 Stelle rispetto al reddito di cittadinanza o che propone la Lega rispetto all'abolizione della legge Fornero, perché ci sono vincoli economici che comunque un partito che governa, di cui un partito che governa si deve far carico. Ed il problema in Europa è che tutti coloro che governano vengono puntualmente poi puniti dall'elettorato perché non riescono a realizzare le promesse che fanno. Il mio timore è che se il PD, il centrosinistra, non mette in campo una proposta anche radicale, la delusione che ci sarà rispetto all'eventuale governo dei 5 Stelle o della Lega non vada ulteriormente a destra. Quindi noi dobbiamo sicuramente ricostruire una proposta anche radicale su alcuni temi. Io penso che, ad esempio, sul reddito di cittadinanza bisogna confrontarsi, posto che come viene formulato dai 5 Stelle ci sono problemi anche di compatibilità economica, io penso che bisogna porsi senza pregiudizi. Penso che l'Unione Europea, che è il tema, perché le politiche keynesiane che Gianni diceva, oggi si possono fare solo se vengono fatte a livello europeo. L'Unione Europea, rispetto a alcune critiche che faceva Maurizio, sono anche d'accordo, va rifondata, questa è la verità, e io su questo faccio una quota di autocritica, cioè nel senso che non basta dirsi europeisti. Renzi, in realtà, ma io non voglio fossilizzarmi su Renzi, ha provato a fare alcune battaglie sulla flessibilità, noi abbiamo ottenuto 20 miliardi annui di spesa in più sulle battaglie per la flessibilità, ma non sono state sufficienti, cioè c'è bisogno di più radicalità anche su questo. L'Unione Europea come funziona oggi va rifondata, questa è la verità, va rifondata radicalmente. E anche il quando Salvini propone la revisione dei trattati, io penso che la revisione dei trattati dobbiamo chiedere anche noi, ma da un punto di vista ovviamente completamente diverso dal suo. Noi dobbiamo chiedere un'Europa più sociale, più politica, che abbia un fisco europeo, che abbia politiche economiche europee, quindi una visione completamente diversa dalla sua, ma non dobbiamo essere più timidi rispetto anche alla richiesta di un radicale cambiamento delle politiche a livello europeo. Io credo che su questo una quota di autocritica ce la dobbiamo fare. E poi penso che dobbiamo ricostruire una presenza sociale della sinistra, e su questo condivido. Un welfare più mutualistico serve, come diceva prima Gianni, serve anche per ricostruire legami sociali. La disintegrazione dei legami sociali è quello che alimenta il populismo, e quindi ricostruire una presenza del partito nella società, insieme a un rilancio delle organizzazioni intermedie che Renzi ha commesso l'errore di sottovalutare, è essenziale anche per un rilancio. Quindi abbiamo bisogno di un lavoro di lungo periodo. Lungo periodo, ma appunto 2 minuti a testa per soltanto inquadrare a livello di telegramma quella che sarà la prima tappa, perché la prima tappa significativa anche a livello nazionale saranno le prossime elezioni regionali abruzzesi, che ci saranno appunto quando sarà possibile in qualche modo. Tutto è legato appunto alle vicende di D'Alfonso. Però io voglio dire, alla luce dei risultati elettorali delle politiche che anche in questa regione lanciano come favorite il Movimento 5 Stelle e una coalizione di centrodestra in cui Forza Italia è ancora l'azionista di riferimento, Melilla, ci sono spazi per ricostruire e avviare questa traversata proprio dall'Abruzzo, magari se la sinistra riesce a superare queste sue contrapposizioni? Voi insomma siete parte integrante di una coalizione che ha governato la regione e ponete alcuni temi anche nella gestione della guida della regione e alla luce del risultato abruzzese come centrali per i vostri alleati, ma anche per riavviare un sentiment, come si suol dire, con il proprio elettorato? Ma per essere credibili e competitivi dopo questo risultato elettorale, naturalmente bisogna precisare innanzitutto un percorso democratico per arrivare ad un programma condiviso.
da tutto il centro-sinistra. Ora, il centro-sinistra può darsi che sia soltanto nella mia testa, diciamo, essendo un nostalgico un po' di una certa visione che il Partito Comunista ha sempre perseguito, cioè quella dell'unità un po' delle forze progressiste e di sinistra, quindi può darsi pure che non ci siano più queste condizioni, io mi auguro di no, però proprio perché veniamo da questa notte, da questa che io mi auguro che non sia molto lunga questa notte delle prospettive del centro-sinistra, bisogna rimettersi insieme. Per rimettersi insieme naturalmente bisogna concordare sulle cose da fare. Quando dico rimettersi insieme, io dico da Rifondazione Comunista a un Partito Democratico rinnovato, un Partito Democratico che sia in grado di superare anche una visione personalistica che secondo me ha anche ucciso la democrazia. Io penso che una delle leggi più brutte che ha fatto il Partito Democratico in questi 5 anni in cui sono stato al Parlamento è una legge su cui i cittadini hanno espresso un grande consenso, è l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Cioè il Partito Democratico ha assecondato una linea assolutamente demenziale della partecipazione politica, ha cercato di distruggere questo strumento fondamentale che è il partito politico, attraverso cui si veicola la partecipazione. Quindi il suo telegramma è riaprire le sezioni, riaprire i circoli, tornare al ruolo del partito. E soprattutto innovare l'offerta politica, il programma, quello che vogliamo fare e ricostruire l'unità di tutto il centro-sinistra. Naturalmente con un candidato presidente degno di questo nome, al di sopra delle parti, di grande caratura personale e istituzionale. A queste condizioni si può costruire un'alleanza. Mancherà la condizione che, ce l'ho detto prima, ha escluso insomma, la presenza di Rifondazione almeno dal tavolo, vale a dire la presenza di Dal Foca non ci sarà come ricandidato presidente. Allora ci sono le condizioni, Acerbo, perché si recuperi questo rapporto anche con voi in qualche modo rispetto alle altre forze del centro-sinistra per le prossime regionali, però me lo deve dire in un minuto. Non credo proprio, perché noi siamo alternativi al Partito Democratico. Io spero che persone per bene non si mettano a disposizione ora che il Partito Democratico perderà sicuramente, perché c'è questo professionista di D'Alfonso che quando è vittoria è sicura, è sempre il primo che si prenota, quando si perde lui è da un'altra parte. Quindi io consiglio amichevolmente ad amici che conosco da tanti anni, autorevoli, a non mettersi a disposizione per questa cosa. Penso che in Abruzzo dobbiamo costruire una coalizione civica, ambientalista, sociale, popolare, fatta dalle persone che hanno espresso un impegno sociale nelle grandi battaglie di questo territorio regionale, che si candidi per un'alternativa in questa regione, perché il Movimento 5 Stelle mi sembra che abbia dimostrato la sua inadeguatezza in Consiglio regionale, credo di poter dire che hanno fatto meno opposizione loro tutti insieme, credo siano 5-6 che il sottoscritto da solo, la giunta che è ancora in carica, quella D'Alfonso, credo che sia stata la peggiore della storia d'Abruzzo e sicuramente peggiore della giunta Chiodi, questo va detto, e anche più di destra, sono disponibile per dibattiti carte alla mano, perché anche se in questi 2 anni sono stato lontano, da quasi sempre fuori dall'Abruzzo, grazie a internet, seguito i lavori. Quindi avrete una vostra lista, un vostro candidato. Sì, io credo che la sinistra si ricostruisca in alternativa al Partito Democratico, questo vale anche per la città di Pescara e per tutti i centri abitati. Catena, chi guarda il PD e anche insomma la parte di sinistra del PD come interlocutori per costruire la coalizione delle regionali? Noi pensiamo che un centrosinistra largo, unito, può vincere le elezioni. Il Lazio lo ha dimostrato con un candidato che sia capace di unire dall'area moderata fino alla sinistra. Io penso che abbiamo un governo regionale che ha fatto cose importanti, dobbiamo andare avanti, migliorare. Quindi con un programma convincente si può vincere. Grazie, grazie Andrea Catena, grazie Gianni Melilla, grazie Maurizio Acerbo, grazie ai nostri telespettatori, grazie anche a Dino D'Angelo, ci vediamo venerdì prossimo alla stessa ora. Arrivederci e buon fine settimana.